valido, esaustivo, ma vorrei aggiungere una cosa. Tu sei un architetto e il bello della tua professionalità è che gli architetti, secondo il mio modesto parere, ma tu confutami in qualsiasi momento, devono usare il loro estro, il loro intuito, la loro sensibilità e poi costruirci sotto una tecnica, per cui forse la tua... No! Si parte da un concetto. Vabbè, il concetto, la differenza tra un architetto, faccio, dico una banalità che tutti sanno, è l'ingegnere, proprio questo. Cioè l'architetto costruisce un'idea, non costruisce qualcosa. Costruisce qualcosa su un'idea. Forse mi sono espresso male, stiamo facendo esattamente questo. Ah, tu nasci da un intuito, da una sensibilità, da un'idea, da un estro, e poi dopo ci devi mettere sotto le basi i numeri, i plinti, i sostegni. Siamo grandi coltivatori di dubbi. E quindi è chiaro che quando ci troviamo di fronte ai grandi assertori di verità, diventiamo tutti un po' diffidenti. Concordo pienamente, Carlo, grazie ancora. Probabilmente soltanto gli sciocchi non hanno mai dubbi. Allora, professore Sapone. Carlo, ero proprio sulla tua linea d'onda, vorrei dire proprio questa vostra capacità di prendere un'idea e trasformarla in una realtà e darvi sotto un fondamento. Allora, la professoressa Gabriella Bove si occupa di arte e bellezza, lo sappiamo tutti, le do subito il microfono e ci dirà cosa sta facendo, soprattutto perché il prossimo, sicuramente col suo gruppo di lavoro, anche perché il prossimo obiettivo è nelle sue mani ed è a marzo, per cui di prossima le corrette. Allora, oggi sono il portavoce di un gruppo, devo dire validissimo, perché in meno di 4 giorni siamo riusciti insomma a mettere a fuoco che cosa vogliamo fare, che cosa per noi è la bellezza e come vogliamo organizzare questo convegno. Allora, siamo in una società dove l'apparenza conta moltissimo, dove tutte le persone sono prese da quella che è l'aspetto fisico, quindi intraprendono diete ferree, affollano palestre, ricorrono anche alla cosmesi. Quindi noi abbiamo pensato che era giusto organizzare un convegno, ma un convegno in modo soft, perché poi questo convegno si alterneranno diverse figure professionali, ma ripeto in modo soft, e ci saranno poi 3 o 2 mostre, naturalmente non solo di pittura, abbiamo pensato di scegliere una mostra di un artista, non faccio i nomi perché siamo ancora in fase di organizzazione, quindi non mi sembra carino dirli, perché ripeto, ci siamo incontrati solo una volta a casa dell'amatissimo Sandro Rinaldi, che ci ospita tutte le volte. Devo dire che siamo riusciti insomma già in 2 ore a focalizzare, e anche grazie alla velocità di Camilla, ad individuare una location possibile per attuare ciò, perché noi, lo dico, ci troveremo davanti ad una richiesta di 3 sale o anche 2 per fare convegno, mostra e un aperitivo fondamentale poi per curare le nostre relazioni. Tornando sul nostro concetto di bellezza, abbiamo pensato la bellezza ha un legame molto stretto, sappiamo, con l'arte. Ricordiamoci che la società Bioniche, una società di cosmesi anche importante, ultimamente sta sponsorizzando eventi di un certo spessore, eventi culturali. Ha sponsorizzato la mostra di Modigliani, ha sponsorizzato in passato la mostra di Tiziano, di Frida Kahlo, e fra un mese sponsorizzerà la mostra di Matisse alle Scuderie del Quirinale. Quindi c'è un legame strettissimo tra l'arte e la bellezza, quindi noi prendiamo questo legame e poi abbiamo fatto un salto che non è un salto pindarico, perché molte persone nella nostra discussione si sono posti il problema come mai un medico estetico, ma voglio precisare, sarà un medico che si occupa di riabilitazione estetica, e in quanto noi pensiamo alla persona a 360 gradi, un po' un percorso olistico, perché ognuno di noi deve essere aiutato per avere una maggiore consapevolezza di sé, per avere una maggiore autostima, in modo tale tutto questo può migliorare i nostri rapporti interpersonali, rapporti affettivi, rapporti di lavoro. Abbiamo preso come idea la bellezza come anche una funzione sociale, perché la bellezza aiuta, perché l'arte aiuta anche nei momenti difficili, l'arte sta entrando negli ospedali, entra in spazi diciamo
che vanno oltre quelli che possono essere gli spazi consoni come lo spazio museale, quindi proprio l'arte come questa capacità di forza sociale che aiuta a riscattarsi e soprattutto la concezione della bellezza, quella che veniva usata nel Rinascimento, cioè come armonia, adeguatezza. Quindi anche gli artisti, adesso qui c'è un artista alla quale noi abbiamo già fatto nella nostra prima diciamo nostro primo convegno dedicato sempre a questa tematica, è qui in sala l'artista Camilla Ancillotto, quindi abbiamo, ecco, che alza la mano, che io saluto affettuosamente. Anche perché noi sappiamo sempre che, insomma, l'arte si identifica con la bellezza, esalta, spiega, idealizza. Oggi, stamattina, lo psichiatra Pierluigi Marconi, che è nel nostro gruppo, giustamente ha posto l'attenzione, e l'aveva posta anche Camilla Nata nella nostra riunione, sull'importanza anche della nutrizione, perché anche sapersi nutrire bene vuol dire anche in quel caso bellezza, io sono quello che mangio, no? E tornando a noi, quello che a noi ci interessa, ecco perché facciamo un discorso di riabilitazione estetica, non la bellezza quella che quando si guarda una donna rimaniamo davanti alla figura femminile così senza, diciamo, senza parole. Quello che a noi interessa, come lo diceva Gandhi, è la nostra bellezza interiore, quella che non potrà mai svanire, è quella che non è transitoria, perché che cos'è la bellezza? Mi sono ricordata stamattina, riprendendo delle carte, io avevo organizzato a Latina, mi avevano fatto l'intervista, proprio un festival sulla bellezza di 9 eventi, e avevo inserito all'interno, perché mi dava forza, un convegno di medicina estetica, perché i miei 5 sponsor mi sono serviti per pagare gli altri eventi, e avevo dato proprio la cosa per me era la bellezza, e dicevo appunto che non era tanto un canone estetico quanto era la testa, il nostro atteggiamento, il nostro pensiero, come noi ci muoviamo. Quindi noi su questo filone stiamo organizzando questo convegno. E ripeto in maniera molto soft, ringrazio tutte le persone, ecco, io sono qui il portavoce, ma non sono la forza, diciamo, primaria, perché siamo donne e uomini accomunati dalla stessa sensibilità con professionalità diverse, e devo dire un puzzle che si sta componendo, abbiamo 3 settimane, forse anche di meno, per arrivare alla realizzazione di questo evento. Io sono più che positiva perché ci riusciremo. E grazie a voi veramente di tutto, perché per me la sorgente della bellezza qual è? È l'umiltà e la semplicità, e su questa scia che noi ci abbiamo l'8 marzo. Grazie di cuore. Gabriella, grazie. L'evento dell'anno scorso è stato un successo, ringrazio la nostra amica che purtroppo mi si nasconde dietro le teste, e volevo aggiungere una cosa. Portata avanti la Commissione Arte e Bellezza, io come brutto cercherò di dargli una mano. Abbiamo detto che non è il fatto della bellezza estetica, noi parliamo di bellezza interiore, bellezza. La parte estetica è bellissimo. Infatti, ma io mi riferivo, io ero solo brutto dentro. Grazie Gabriella, sei stata brava. A questo punto do la parola a Fabio Verna, che si occupa della Commissione Economia. Avevo cercato di ovviare a questo passaggio, però non ci sono riuscito. E farò per la prima volta quello che preferisco fare, per cui più che presiedere le assemblee, che faccio con massimo spirito di servizio e sperando di dare un contributo positivo, farò quello che è il mio mestiere, è di studiare fenomeni politici. La Commissione Economia quest'anno, perché sta lavorando, si sta organizzando sia per preparare un evento, una tavola rotonda su temi sociali che stanno impattando con gli interessi di tutti quanti noi cittadini, ma soprattutto perché abbiamo valutato con Paolo Segneri e con gli altri membri del direttivo come quest'anno un aspetto fortemente, purtroppo, che impatta nella vita sociale di 60 milioni di nostri concittadini. Gli italiani siamo 65 milioni, sono 5 milioni che l'hanno impattato di meno questo fenomeno, è la crisi economica.
crisi economica che diventa crisi sociale, per cui se noi parliamo di economia non parliamo più di un fenomeno in cui possiamo interessare i 4-5 grandi industriali, i tycoon, il ministro dell'industria, il ministro dell'economia e i grandi banchieri, ma cominciamo a renderci conto che parlare di economia vuol dire parlare del fenomeno delle partite IVA, come ricordava l'amico Bernardo stamattina, parlare degli esodati, parlare del problema delle pensioni che sono un vulnus nel bilancio dello Stato e di tutta una serie di altre cose. Solo per darvi un flash di quello che stiamo affrontando, vi do due numeri, ma non pretendo che ne li memorizziate, ma sono soltanto i dati per le anime. Il PIL del nostro paese, il prodotto interno lordo, ammonta a 1.550 miliardi. Circa 800 miliardi li consuma lo Stato per mantenere in piedi la macchina pubblica. Di questi appunto 800 miliardi, vado a spacchettarli per macro cifre, abbiamo quattro capitoli di spese che assommano fra loro quattro a circa 700 miliardi di euro. Sono la sanità, prima voce di disavanzo pubblico dello Stato, le pensioni, l'INPS, gli stipendi di quelli che sono dipendenti diretti o indiretti delle pubbliche amministrazioni, la manutenzione generale dello Stato. Soltanto con gli ultimi 100 miliardi, le cifre prendetele chiaramente come macro agglomerati, io ho i dettagli tecnici, ma poi mi odiereste se scendessi adesso in dettagli, scendendo ai singoli milioni. Lo Stato italiano pensa, ipotizza di poter ammodernare se stesso, svecchiare la macchina pubblica, investire in cultura. La cultura ha un valore per l'essere umano anche di natura economica, in particolare nel nostro paese. L'Europa, il sistema dell'Eurozona, non produce ricchezza dal sottosuolo. Noi non abbiamo in quasi nessuna nazione europea, tranne per il ferro e per il carbone in Germania, ma di fatto l'Europa non ha risorse primarie. Noi non abbiamo il petrolio degli arabi, non abbiamo il silicio della California, non abbiamo il cromo della Rhodesia, non abbiamo il legname della Malesia, non abbiamo tantissime cose. Noi cosa possiamo produrre? Noi possiamo produrre valore aggiunto, ma il valore aggiunto nasce dalla ricerca e dalla cultura. Questi sono fenomeni imprescindibili. Investire in cultura vuol dire anche investire in economia. Noi stiamo facendo scappare i nostri migliori menti. Sono dati e notizie che conoscete tutti quanti. Qualche giorno fa un nostro ricercatore che è stato messo alla porta dalle migliori facoltà di medicina d'Italia è diventato il più giovane e il più quotato cardiochirurgo infantile in Inghilterra. Ma possiamo scartare eccellenze di questo genere? Io nei miei tanti anni all'università ho cercato di dare una mano a crescere i miei studenti, l'ho fatto col cuore, ho continuato a farlo anche dopo che li ho laureati, ma il grosso problema è stato poi vederli affermarsi nel mondo del lavoro. Quelli che sono riusciti a fare qualcosa sono quelli che sono riusciti a mandare all'estero. Stamane accennavo un mio testo sulla democrazia, l'ho scritto a quattro mani con una mia ex assistente, in questo momento questa giovane ricercatrice è a Dresda con una borsa di studio pagata dal governo tedesco eccezionale, tornerà, se tornerà in Italia, con un curriculum d'eccellenza. Ma lei stessa mi dice rimango in Germania perché mi occupo di democrazia. Per cui in questo caso sto cercando di vendervi, e la Commissione sta lavorando a questo, a che cosa? Un binomio cultura applicata all'economia, o comunque come valorizzare al termini economici. Questo è un po' il fil rouge della Commissione Economia di quest'anno. L'economia non come speculazione, ma come valore aggiunto, e come in questo caso anche attenzione al grave disagio sociale che la grave crisi economica ha fatto subire a tutto quanto il nostro paese. Per quanto riguarda appunto la Commissione di Economia, mi fermo qui. Vi sembrerà strano che si possa assommare una cosa arida come i numeri, come i bilanci, come gli investimenti, come il vile denaro, a un qualcosa con valore aggiunto come la cultura, ma senza il denaro non si fa ricerca scientifica. E d'altro canto, come diceva giustamente prima il nostro architetto, quando si ha una grossa idea bisogna partire dal concetto dell'idea e poi trovare sotto le fondamenta, i plinti per poterla sorreggere. Per cui in questo caso c'è